rapina di sera a Prato e poi sono stati subito presi. Sì, praticamente questa rapina è avvenuta a Prato all'inizio della notte, verso mezzanotte, e siamo stati allertati dai colleghi della polizia della questura di Prato che, raccogliendo le prime testimonianze, avevano individuato la macchina con cui i rapinatori erano fuggiti, che era intestata ad un ragazzo, un trentenne, abitante di Impruneta, quindi della provincia di Firenze. E ci hanno interessato per fare i relativi controlli se questa autovettura fosse effettivamente utilizzata dall'intestatario oppure da terze persone. Nell'immediatezza l'abbiamo rintracciata, abbiamo rintracciato con non poche difficoltà anche i reali utilizzatori, che tra l'altro era anche l'intestatario della macchina, e da lì è scaturita tutta l'operazione di polizia giudiziaria, che ha permesso di addivenire all'arresto delle tre persone, un uomo e due donne, che effettivamente avevano perpetrato la rapina a danno di questa cittadina cinese. Tra l'altro, oltre alla refurtiva, sono state anche recuperate due pistole che erano state utilizzate in questa rapina, durante la quale era anche stato esploso un colpo di arma da fuoco, non all'indirizzo, diciamo, di nessuno, era stato esploso in aria per fortuna, però era servito come ulteriore intimidazione per assicurarsi la fuga e quindi l'impunità. Avete potuto verificare se queste tre persone si erano rese responsabili di altre rapine? E gli accertamenti sono ancora in corso perché abbiamo verificato l'ultimo episodio, però anche questa strada sarà battuta e vedremo se sono state perpetrate altre rapine, anche perché è un po' un fenomeno attuale questo delle rapine ai cittadini cinesi, essendo loro, insomma, spesso provvisti di contanti. Questa rapina sono cinesi o italiani? No, sono compositi, nel senso c'è un cittadino italiano, una cittadina albanese ed una cittadina rumena. L'entità della rapina? Un telefono e soldi in contanti per un valore di 300-400 euro.